Non è ancora arrivata la richiesta ufficiale, ma alla fine quasi sicuramente il decreto mille proroghe passerà anche alla Camera con il voto di fiducia. Non sul testo uscito dal Senato però, ma su un maxi emendamento da cui il governo ha stralciato le norme più contestate. La decisione arriva dopo una giornata convulsa, iniziata con il ministro Tremonti che questa mattina in aula alla Camera aveva aperto a possibili modifiche del decreto, dopo le critiche che erano giunte ieri in serata dal capo dello Stato. Ha fatto bene il ministro Tremonti a elencare alcuni provvedimenti che possono essere stralciati dal provvedimento globale del mille proroghe. Lo stesso Berlusconi ha affermato che i rilievi fatti dal Presidente della Repubblica sono rilievi estremamente corretti. Quindi bene abbiamo fatto a rivedere l'impostazione del provvedimento. L'apertura del governo però non convince l'opposizione, indisponibile ad appoggiare anche il nuovo testo modificato. Sentiamo Linda Lanzillotta di API. Più che un mille proroghe, un mille magagne, e un mille prebende, un mille mance, ci sono tante cose, mille e più di mille, perché forse calcolando sono anche più di mille. È un po' la metafora della politica italiana, no? Una politica che proroga, rinvia, non decide, è votata all'immobilismo e a rinviare anche quel poco di buono che fa. Da qui la decisione del governo di andare avanti chiedendo la fiducia. Il testo passerà poi al Senato per un'approvazione lampo che dovrà avvenire entro domenica. Dura condanna alla repressione delle proteste libiche che sta sfociando in un bagno di sangue. Così il ministro degli affari esteri Franco Frattini ha commentato questa mattina in aula alla Camera la drammatica situazione in Libia. Al centro del suo discorso anche le misure da adottare per tamponare un'emergenza che si allarga a macchia d'olio e l'intervento dell'Unione Europea per gestire gli eventuali flussi migratori. La situazione migratoria in Libia potrebbe riprendere in tutta la sua drammaticità. Se questo accadesse, l'Europa dovrebbe, lo dico dovrà, prendere in seria considerazione la richiesta di una divisione degli oneri e del peso costituito da ondate migratorie che nessun paese europeo da solo può affrontare. Intanto questa mattina il PD con Dario Franceschini e un gruppo di esponenti tunisini ha dato voce in una conferenza stampa alla Camera alle proteste dei popoli del Nord Africa. Il disegno di legge sul testamento biologico approderà in aula il prossimo 7 marzo, lo ha deciso la conferenza dei capigruppo della Camera. La Commissione Affari Sociali intanto ha deciso di rinviare alla prossima settimana la conclusione dell'esame del testo per approfondire le osservazioni arrivate con i pareri delle altre commissioni competenti, tra cui ultimo arrivato solo ieri sera, quello della Commissione Giustizia. Dopo l'ennesimo attacco di pirati a navi mercantili c'è chi pensa a servizi di vigilanza privata a bordo delle imbarcazioni. Sull'argomento sono state presentate due proposte di legge che oggi hanno iniziato l'esame in Commissione Affari Costituzionali, una a firma di Michele Scandroglio e l'altra di Gregorio Fontana del PDL.